C'è l'insufflazione calda e quella fredda, sono i due grandi gruppi. Quelle fredde sono usate per disperdere e sono applicate nella modalità calmante, quindi di solito a una certa distanza, almeno uguale o superiore ai 40 cm dalla regione in cui si vuole disperdere. Quindi riempio i polmoni con l'aria e quest'aria viene liberata lentamente. In questo modo viene aumentata la capacità calmante o rapidamente con vigore nel caso di disperdere, nel caso che io voglia disperdere o svegliare il paziente dal sonno magnetico, sonnambolico o medianico. Quello che diceva Adriana. Brava Adriana, si vede che ha studiato. Sei promosso, l'avvocato di più distinto. Brava, anche con il lavoro si impara. Quindi è tutto chiaro? Cioè è un soffio energico, non dico violento, ma per riportare la persona alla realtà. Qua in genere è calmante. Penso per esempio agli stati febbrili, con il caldo del corpo. Un soffio freddo a distanza, quindi calmante, quindi dispersione, presumo possa essere efficace. Poi, così mi è venuta questa idea. Sì? E io uso come quando i miei vecchietti vanno attraverso, io soffio sopra e subito passo. Cioè, soffi a livello di coronario? Sì. Ma il paziente è steso a letto? No, a volte sono Seduto? sempre seduti. Ah, ecco infatti, sì, perché sennò ci vorrebbe una scala. Proprio. Benissimo, grazie Regina. No, Regina ti ha chiamato di piccolina, no? ma tutti noi abbiamo difficoltà, cioè, coronaria è qua, cioè, io devo fare arrivare l'aria così. Va bene, grazie anche Regina. Quindi caso di soffocamento. Cioè interpretata come congestione e quindi disperdi con soffio freddo almeno a 40 cm di distanza. Interessante, bene, e funziona? Funziona. Bene, allora, i fluidi vengono immagazzinati a livello di chakra laringeo per poter compiere il soffio magnetico. Cioè è solo l'esperienza, è solo la pratica che ci dimostra se uno è dotato di capacità magnetiche a livello di soffio oppure no. Appunto, evidentemente la nostra amica Regina è dotata. Sì? Per la febbre o tu hai detto quando No, no. loro si Con il Io sto dando qua sempre sto dando un piatto da mangiare a loro e vado attraverso. E lì loro iniziano a tossire e lì con il soffio generalmente sono accanto, io soffio e subito passo. E è confermato anche qua da Giacomo Melo che i magnetizzatori classici usavano largamente il soffio freddo per debellare febbri in bambini. In tal caso era fatta in senso longitudinale dalla testa ai piedi a una distanza mai inferiore ai 50 cm dal corpo del bambino e con soffi fermi ma soavi. Quindi calmante e dispersivo. L'aria dai polmoni era totalmente soffiata fino allo svuotamento completo in uno standard costante di espirazione. Cioè uso l'espirazione diaframmatica per svuotarli bene. Quindi arrivo fino a un certo punto, inspiro, riprendo da quel punto e diciamo compio tutto un intero soffio longitudinale. Le insufflazioni fredde vengono largamente usate anche per calmare isterie e crisi epilettiche. Buono sapersi. Prova a terminare il fatto da sopra, per un nuovo passaggio il bassista dovrà,
e sì, inspirare due o tre volte per riempire bene l'aria del polmone, ma mai attaccato al paziente. Certo. Giratevi un po', certo, allontanarsi un po'. Ottima osservazione. Sì, ecco, è bene non inspirare profondamente ed espirare, svuotare totalmente e subito di nuovo, cioè è bene intervallare con due o tre respirazioni normali per riprendere il ritmo per poi nuovamente e allora concludere. Posso, una cosa, perché succede sempre questo quando stiamo lavorando. Le persone non riempie, deve riempire bene la pancia, fa così, ma non ha fatto, non ha gonfiato la pancia. Addominale. Deve proprio fare questo, deve essere, tu il bassista deve stare attento per vedere veramente se si sta facendo la respirazione. Ma questa è un'altra cosa, qua stiamo parlando di respirazione diafragmatica da fare. In entrambi i casi, questo qua invece è una cosa diversa, è l'insufflazione. Ma ha detto devo respirare in sì, comunque dobbiamo riempire i polsi. Sì, la respirazione diaframmatica non è il bassista. Il bassista e basta, non è questo. Sì. Io ho capito cosa volevo dire. Volevo dire, la respirazione diaframmatica ti aumenta comunque la capienza polmonare, perché spinge fuori anche la pancia e riesci a riempirti tutto completamente. Certamente, abbiamo i lobi inferiori, sì, esatto, polmonari, che così si distendono e gli alveoli possono, esatto, far introiettare. E poi con l'azione diaframmatica riesci a controllare anche la regolarità dell'espulsione. Certo, vedete che anche conoscenze, seppur elementari, di fisiologia e di anatomia ci aiutano molto. Ecco perché è consigliato per chi vuole essere passista avere delle nozioni anche basiche di tutto ciò. Bene. Quindi in caso di isterie e crisi epilettiche e anche, come dicevamo, per far ritornare la persona da un sonno profondo. Ultima ad essere usata quella lì, perché è violenta. Mm-hmm. Ultima chance. Basta. Perfetto. Sì, sennò... Certo. Va bene. Allora, tecniche più comuni, appunto l'insufflazione, questa volta calda, è di concentrazione e attivante, perché ovviamente perché l'aria esca calda e arrivi calda deve essere fatta vicino al punto da insufflare. Il più vicino possibile, come se lì ci fosse un vetro da appannare. Oh, ecco, l'esempio penso sia... Così? Come sì, quando tu appanni un vetro? Sì, okay, è l'alito in pratica. Mm-hmm. Sì, così è caldo, mentre il soffio è freddo in sé. Anche qui, polmoni pieni d'aria, e però si libera lentamente fino a svuotare tutta la provvista d'aria. Ecco, finita la provvista, si allontana la bocca dal posto, si respira normalmente 4 o più volte e dopo, con i polmoni nuovamente pieni, si ripete l'insufflazione calda. Anche qui, stesse raccomandazioni di quelle fatte per la fretta. Tu stai dicendo che le epilessie e le isterie, vero? No, no, epilessie e isterie e insufflazioni fredde. Ah, fredde. Sì, febbre... congestioni come la nostra amica per esempio fa per i vecchietti che rischiano di soffocarsi e aggiungerei anche le fredde per come ultima spiaggia come dicevamo per riportare la persona a riprendere coscienza, mentre le calde servono per concentrare. Infatti è molto impegnativa però questa insufflazione, quindi va fatta solo quando veramente serve. Salute. Quindi, essendo anche molto concentratrice, dobbiamo conoscere gli effetti di un eccesso di concentrazione fluidica e quindi gli eventuali rimedi. Aggiungo anche che il soffio in generale, sia caldo che freddo, va praticato solo da coloro che utilizzano la voce per parlare bene, cioè è importante che chi per esempio fa critiche, parla male alle spalle oppure usa termini spesso volgari, ecco, questo tipo di persone
dovrebbe non solo essere molto prudente nel dar pass, perché già significa che ha un atteggiamento un po' così, ma senza voler giudicare, cioè, però diciamo obiettivamente è già un sintomo di un certo comportamento. A maggior ragione il soffio è proprio da evitare, perché trasmette di conseguenza anche tutto ciò che le corde vocali emanano, emettono. Sì, Jackson? No, volevo aggiungere anche il soffio, infatti bisogna la persona avere anche, a volte ci sono delle persone che hanno delle alitosi, hanno delle problematiche, e quindi la stessa cosa del passo, non si va a fare passi con profumo molto forti, bisogna avere un po' di cura, perché immagine dopo la persona pensa, ah, ero là, che ci vedo il passo, ha sentito un spirito cattivo, ha venuto anche il motore, è attivo, ma dopo è passato, ma era la porta del mezzo. Sì, ecco, bisogna avere un po' di consenso, di presenza nella squadra di bassista, dotato, diciamo, senza offendere nessuno, ma ci sono delle persone che hanno delle malattie metaboliche, hanno proprio dei problemi molto particolari nella propria immagine, da fare un passo in risultato così. Sì, è chiaro che... Filtro. No, ma le passi non sono anche energia caritativa, non si può giocare con questa cosa, ma sono dei piccoli spunti, una squadra di bassista che si deve osservare, ma ci sono spunti vari, cose che si perché una persona che viene in un bass e ricerca una cosa del genere, dopo probabilmente avrà una resistenza per un secondo passo, cioè. È la stessa cosa di toccare la persona, bisogna stare molto attenti, molto toccare. È molto importante questo discorso. Quando si parlerà delle raccomandazioni al passista, perché ci saranno anche quelle, si dirà che è bene mantenere le norme della igiene. Cioè, è chiaro che se un passista arriva con le ascelle puzzolenti e si mette, cioè, voi capite bene che non è molto invitante per chi deve ricevere. Lo stesso se uno inizia a sbadigliare o ha alitosi, ecco, magari si pulisce i denti. Beh, già il fumo è già una cosa che dopo vedremo i vizi in generale come interferiscono purtroppo negativamente nei fluidi. E giunte? E fai un soffio di aria calda perché ti avvicina le mani, certo. E la tua bocca e fai un soffio in senso perché le mani dall'inizio si stanno. Va bene, sì, grazie. Allora, sempre parlando dell'insufflazione, è bene che la calda non vada applicata direttamente sui centri vitali principali, proprio per il suo alto potere di concentrazione. Dopo un massimo di 2 insufflazioni calde si faccia una serie di dispersivi localizzati prima di ripeterle. Anche qua alternanza concentrazione e dispersione. Dopo, oltre a una bocca sana, sì, in effetti dovresti avere un alito mentale equilibrato. Prima dei passi evita alimenti dall'odore pesante, fa una buona igiene dentale ed evita le insufflazioni se hai problemi gastrici ed esofagei. Ecco, è quello che dicevamo, poi utilizzare in maniera santa il dono della parola. Quindi la preparazione non solo fisica ma anche e soprattutto mentale. Quindi le insufflazioni calde hanno il maggior grado di efficienza nel trattamento di infiammazioni e infezioni in piccole regioni, includendo quindi i tumori localizzati, le ferite con difficoltà di cicatrizzazione, eccetera, eccetera.
Tuttavia c'è sempre il rischio di concentrare troppo. Così è conveniente intercalare i concentrati con dei dispersivi localizzati. Inoltre alcune di esse possono essere fatte con insufflazioni fredde a piccola distanza. Ecco, qui si può suggerire anche come possibilità l'alternarsi di insufflazioni calde e insufflazioni fredde o altre tecniche dispersive, come abbiamo visto i longitudinali o i trasversali possono essere usati benissimo tra un'insufflazione calda e l'altra. Espressioni localizzate sono proprio i trasversali. Meglio ancora i trasversali. Sono loro, quando io parlo di espressioni localizzate, parlo di trasversali. Sì, in genere è proprio è proprio questo. Bene. E quindi ecco qua una coniugazione di tecniche per concludere che ha generato risultati molto soddisfacenti. Si tratta dell'unione dell'imposizione con il longitudinale. Ecco, di solito quando il paziente presenta varie disarmonie si può fare questa coniugazione di tecniche. Ecco, in caso di crisi epilettiche, convulsioni, perdita di dominio delle funzioni nervose, sia passato per lunghi periodi di disarmonie dovuto a problemi nel coronario e o nel frontale, eccetera. Ecco, quindi per casi anche di disarmonie gravi, cioè quando parliamo di crisi epilettiche, piuttosto che di convulsioni in generale, premori, è bene adottare questi procedimenti. Cioè, con una delle mani facciamo una imposizione sul coronario o sul centro in disarmonia e con l'altra mano facciamo dispersivi generali, sempre a partire dal centro ove si sta facendo l'imposizione. Cioè, si inizia con questo circuito, è un circuito chiuso se vogliamo, cioè una mano chiude, fa l'imposizione, l'altra disperde e vediamo. Dopo una serie di applicazioni di questo tipo di congiunzione di tecniche dobbiamo fare dispersivi localizzati sul centro dove fu fatta l'imposizione, di preferenza con il trasversale, perché appunto per le dispersioni localizzate è l'ideale. E in seguito, a partire da tale centro, facciamo una serie di dispersivi generali. Longitudinali. Questi longitudinali. Sì. In questo caso la preferenza è per le tecniche longitudinali o perpendicolari. Eccola qua, questa è perpendicolare. Cioè sia la longitudinale che la perpendicolare vanno bene per le ampie, le dispersioni generali, finali. Vedete, alla fine si conclude con la dispersione. Quindi avete capito? Quindi concentro e disperdo al tempo stesso, concentro nel centro più in disarmonia, di solito può essere al coronario perché è la porta di accesso, ma se sento con il tatto magnetico che il centro veramente in disarmonia è un altro, l'imposizione la faccio lì, ma contemporaneamente faccio un longitudinale di dispersione e infine appunto fino ai piedi. Se si può. Di solito è difficile. Pensa di fare. Allora lo fai in due tempi senza mai fermarsi in un'articolazione che le articolazioni succhiano. Sì. E se no devi buttarlo fuori. Sì, esatto. Ecco, è importante questa osservazione di Roberto, cioè quando io con una mano faccio l'imposizione, mettiamo che qua sia mettiamo questa al frontale, va bene? Fa l'imposizione al frontale anteriore, quella dietro prosegue fino a giù, fino a dove arriva. Mettiamo fino a qua, mezza coscia. È bene evitare le articolazioni, quindi anca, ginocchio, gomito, eccetera, eccetera, proprio perché fermandosi lì la dispersione può causare un accumulo, una congestione fluidica. In genere però si fa davanti, tutte e due le mani nei centri anteriori, di solito.
o forse anche tutte e due iniziali posteriori, ma uno davanti e uno dietro. Di solito fate dalle fatte anteriori entrambe la imposizione sì, e la dispersione. Parti, sì, benissimo, benissimo, poi nel pomeriggio sicuramente vedremo ciò. Bene, fine prima parte della teoria, però, cioè la prima parte delle diverse parti di teoria. Alejandra? Chiedo scusa, noi sappiamo che l'impasse va fatto dentro la casa spiritista, no? Non di norma. Fuori, ecco, di norma. Però io ho il caso che la mia figlia è epilettica e per dirvi questo può succedere a casa mia. Allora la mia domanda sarebbe, posso fare questo passo nella mia figlia mentre lei sta avendo questa crisi epilettica, anche se io non sono dentro la casa spiritista? Bene, allora, oltre che acquistare il CD della parte 1, possiamo dirti sì, visto che è un'emergenza, visto che non si può fare diversamente, certamente sì. Il fatto è che magari è bene agire anche a livello di evitare che si morda la lingua, cioè anche queste accortezze assieme al bus, non solo il magnetismo, anche le cose basilari che il primo intervento ci insegna a fare. Non posso succedere al momento perché non è sì. Esatto. Allora, qual è il problema, come dice anche Adriana, del pass fatto fuori dal centro spiritista? A parte che l'assistenza spirituale necessariamente è diversa, non che non ci sia e non sia buona, ma sicuramente è meno effettiva, perché qua c'è l'egregora, diciamo, così come negli altri centri, non solo in questo. Oltre a questo c'è da dire che bisogna avere molta sicurezza per farlo, perché quando siamo a casa e siamo da soli a livello di incarnati, se ci troviamo di fronte a un problema e noi con il pass, perché non agiamo bene, complichiamo ulteriormente la situazione, lì le cose si mettono male. Ecco perché prima di prendere iniziative autonome è bene studiare, approfondire e fare almeno un po' di pratica. È una cosa seria. Il magnetismo, come lo spiritismo, è una cosa seria, non è un gioco, e ha dei principi da seguire, da comprendere e da applicare. Comunque al tempo stesso non è impossibile, anzi per questo siamo qua, quindi perché crediamo che si possa veramente praticare. Una dubbio fa dispersivo, quello lì sicuramente non farà male, ben vigorosamente. Se tu non sai fare altre cose, fai dispersivo. Dispersivo ampio. Ampio. Ampio, ma anche localizzato. Generali e localizzati. Generali e localizzati. Continuare. Se in caso di epilessia è assolutamente raccomandato dispersivo, passi dispersivi. E dopo, se uno non sa esattamente se deve disperdere in particolare in certi punti, a quel punto li fa generali. Però se percepisce che deve disperdere molto in un'area specifica, inizia con dispersivi localizzati per poi comunque fare sempre alla fine dispersivi generali. Ecco, quindi infatti alla fine viene messa in luce la funzione polivalente dei dispersivi, cioè fanno andare verso diversi centri vitali i concentrati fluidici, spargono questi stessi concentrati, dissipano e disfano congestioni fluidiche, promuovono la fuoriuscita di aggregati fluidici perniciosi. Cioè fanno tutto questo, vedete qua c'è una rifrazione, nel senso che appunto disperdono, cioè un unico fascio, questo potremmo dire è un fluido concentrato che viene distribuito nei diversi colori, in questo caso cioè nelle diverse frequenze. È solo un'immagine suggestiva che abbiamo voluto mettere, ma non ha un'effettiva funzione qua. Bene, quindi non loderemo mai abbastanza i dispersivi, perché filtrano i fluidi, compattano i fluidi per immagazzinarli nelle periferie per un successivo e graduale consumo da parte del paziente, senza ciò nonostante creare congestioni fluidiche. E in questo senso ci soccorre anche la nuova, i nuovi studi di biologia, i quali ci insegnano che
per esempio per la vitamina si è visto che si può assumere anche in dose un pochino alte vitamina C, perché si è visto che non come si credeva in passato solo una certa dose viene assunta e il resto se ne va, bensì ci sono dei meccanismi di immagazzinamento che permettono un rilascio graduale poi nei momenti di necessità. Noi lo facciamo con i nostri vecchietti delle anni, abbiamo 40 vecchietti, diamo molto, disperdiamo, sappiamo che il fluido si immagazzina e durante la settimana piano piano se lo prendono. Esattamente, perfetto. Direi che con il vostro esempio ci siamo. Sì. Bene, cos'altro fanno? Catalizzano i fluidi aumentando il loro potere e la loro velocità di penetrazione, portata e trasferimento tra i centri vitali. Sì. Decantano i fluidi asportandone le impurezze e raffinandone la tessitura. Questo è interessante, cioè asportandone le impurezze, quindi possiamo pensare che nel momento in cui io dono o distribuisco capto anche delle cariche fluidiche negative o dannose, quindi distribuisco ma al tempo stesso anche purifico. Esatto, raccolgo, sì, va bene. Filtro. Attraggono al passista le cariche fluidiche disarmoniche riequilibrandole, eccole qua. Quando è in grande circuito favorisce l'armonia e l'equilibrio tra i centri vitali, cioè il grande circuito mi permette di raggiungere tutti i centri vitali. Ecco perché non loderemo mai abbastanza la tecnica perpendicolare, dispersiva, generale, perché è quella che mi permette di arrivare a tutti i chakra anteriori e posteriori e veramente tutti, cioè anche riallinearli, oltre e anche longitudinali, anche lui che sono i fratelli diretti dei perpendicolari. Diciamo. Scusa, c'è qualcosa che può spaventare forse qualcuno, se torni indietro un attimo. Attraggono il passista le cariche fluidiche disarmoniche riequilibrandole. Non è che il passista si inquina con le cariche disarmoniche dell'assistito, ma passano attraverso di lui e ritornano purificate e lui rimane puro, non succede niente, non c'è da spaventarsi assolutamente. Molti dispersivi che servono per l'assistito ma anche per il passista. Perfetto. Sì, perché una cosa importante è che nel pass, quando agiamo bene per il paziente, agiamo bene anche per noi stessi passisti. Quando invece agiamo male per il paziente, agiamo male anche per noi, cioè in genere si sta male in due e si sta bene in due. E questo è il senso. Poi spalge gli strati fluidici superficiali lasciando più visibili e sensibili i fuochi delle disarmonie del paziente. Questo è importante anche in fase di tatto magnetico, perché se noi con il tatto non percepiamo nulla e la situazione è un po' camuffata, possiamo disperdere in modo da ripulire un po' la situazione e allora procedere sì con il tatto e sentire chiaramente la situazione energetica e fluidica del paziente. Elimina gli eccessi di concentrati fluidici in occasione del pass, questo l'abbiamo già ripetuto più volte. Risolve disarmonie provocate da fatiche fluidiche. Questo è importante. Cioè, fatica fluidica è quella che sente il passista quando dona troppo del suo magnetismo animale, del suo personale. Quindi facendo i dispersivi non solo aiuta il paziente ma aiuta anche se stesso, mentre con i concentrati rischia di affaticarsi ulteriormente. Corregge eventuali sbagli nell'uso di tecniche, quindi se concentro troppo posso correggere disperdendo, ridireziona cariche fluidiche tra i centri vitali e molti altri compiti. Questi sono solo alcuni degli effetti positivi e dei benefici che ci danno i pass dispersivi. In conclusione,
L'applicazione corretta dei dispersivi consente di ottenere una grande potenza e varietà di effetti. Inoltre, l'importanza dei dispersivi viene mostrata e provata dalla natura in ogni tempo. Pensate ad esempio ai venti che ripuliscono in qualche modo l'atmosfera, oppure a quando noi per esempio ci ustioniamo o prendiamo una bruciatura, subito dobbiamo fare dei movimenti rapidi e ripetuti. E tutto ciò ci insegna che la dispersione è un elemento fondamentale nella nostra vita. Bene, i dispersivi quindi estraggono gli eccessi fluidici, ma non estraggono o strappano via i fluidi che furono applicati. Ecco, cioè, quando ho avuto una concentrazione fluidica, non è che con la dispersione vengono tolti i fluidi, vengono distribuiti, quello sì, e viene favorito il loro assorbimento, ma quelli che sono stati comunque trasmessi rimangono. Scusa, specifica che quello lì è un passista digitale, sì, perché se noi facciamo così, i palmari non possono fare questo, devono stare con il palmo della mano sempre perpendicolare ai pazienti. Infatti vedete, queste curve sono proprio un segno della necessità di mantenere la linea perpendicolare verso l'asse del paziente, che appunto essendo seduto cambia. In tali casi, come diceva Kardec, i fluidi ritirati tornano verso l'ambiente dal quale provengono, cioè quelli in eccesso vengono asportati. Cioè quelli che non si sono combinati, sposati o assimilati dal paziente. E qua entriamo anche nella questione dell'affinità fluidica. Per esempio, un passista che è bravissimo, che ha grandi capacità magnetiche, di fronte a una persona con quella specifica problematica fa molto poco. Può succedere. Cosa può essere? Si può parlare di simpatie e antipatie fluidiche. Questo però è un concetto che in questo momento non abbiamo la possibilità di approfondire, merita senz'altro di essere approfondito, lo faremo durante una delle famose domeniche che partiranno. Intanto ci basta sapere che quelli che non si sposano o vengono assimilati dal paziente vengono tolti grazie ai dispersivi. Quindi disperdere è necessario, è un punto imprescindibile. Le attenzioni verso la fatica fluidica, e qua entriamo nell'argomento fatica fluidica. Ora vorrei sapere che ore sono. 11:34, bene. Molto bene. Tutto bene fino a qua? Benissimo. Bene. Allora, una piccolissima pausa, un piccolo intervallo, senza che nessuno qualcuno si alzi, lo facciamo ricordando che questa casa spiritista sta allacciando i rapporti con un gruppo esperantisti di Padova. E chi, perché un giorno vorremmo che qua venisse svolto un corso di esperanto. In Brasile spiritismo e lingua esperanto vanno a braccetto spesso. L'esperanto, per chi non lo conosce, è una lingua artificiale chiamata lingua universale. E gli stessi spiriti nell'aldilà, in vari libri psicografati, ci insegnano che viene studiato nell'aldilà proprio per permettere agli stessi spiriti, una volta reincarnatisi, di recuperare quella conoscenza e di poterla usare. È stata rivelata sulla Terra da Zamenhof, un polacco, e come rivelazione appunto del mondo superiore, e serve per rompere le barriere tra i popoli, quindi tra le culture e tra le lingue. L'esperanto non vuole sostituire le lingue nazionali, cioè uno parla italiano e esperanto, inglese e esperanto, francese e esperanto, portoghese e esperanto. Ma diciamo, in occasione del 9 novembre, che ci sarà la ricorrenza del 30 anni dall'abbattimento del muro di Berlino, il gruppo esperantista di Padova ci ha invitati ad andare alla galleria Cavour, vicino alle piazze, vicino al Pedrocchi, per capirci,
per partecipare ad una conferenza del professor Carlo Minnaia, presidente onorario, sul tema appunto Esperanto come via per abbattere i muri. E quindi chi vorrà venire, abbiamo anche qualche volantino qua a disposizione, sarà molto benvenuto. Alle 15.30 sabato 9 novembre. Grazie. C'è Jackson che vuole dire qualcosa? Approfittando di questa pausa, vorrei farvi sentire noi pensiamo che siamo in Italia, non ci sono persone che passano in necessità, no? E questo è la signora che ha ringraziato il bilancino che abbiamo donato. Posso farlo sentire da qua, che magari così c'è anche la camera? Ma non volevo che fosse, non so se sarebbe corretto. Perché sta andando la camera? Ma tutta più te lo tagli, se non puoi tenerlo. Fai sentire Jackson per cortesia. Poi si fa, ciao. Blocco. Voi ringrazio tanto, tanto, tanto e molto, mille volte Enrico, i suoi amici, chi hanno mandato quella spesa, non lo so. Anche se ringrazio mille volte, io davanti al Dio è una cosa molto molto grande. Io non dimentico mai questo piacere, sai, questa mattina non ho niente, ho detto a mio figlio, sai, non ho niente di spesa. Allora aspettiamo fino a lunedì che mi passano i soldi, lo sai, col segno devi aspettare 3 giorni, no, fino a lunedì. E guarda, Dio mi ha portato tutto sabato mattina, e guarda quanto uno crede in Dio e fiducia in Dio, non li dimenticare mai. Vi saluto tanti, tanti, tanti mille volte, vi saluto, vi ringrazio, io prego sempre a loro per la salute e per tutto quanto. Salutami tutti. E questo è il bello del magnetismo e dello spiritismo, che si lavora sia a beneficio nostro che degli altri. E perché no, iniziando a coltivare anche il senso dell'opera sociale, dell'opera socialmente utile. Ecco quindi lo scopo del portare un pacco di pasta, una scatola di fagioli, eccetera, eccetera. Quindi grazie a tutti voi e grazie al vostro amore che si riesce a fare tutto ciò. Noi non siamo ancora in grado di promuovere la casa spirita come in Brasile, dicendo che è una casa spirita, ma vale la intenzione, se viene dato nel nome di Enrico, di un familiare, sapete che è in nome di tutto il gruppo, di tutti voi, no? Che, sapete che ha i vostri cuori in quegli gesto di bondà che avete fatto, va bene? Comunque. Penso che un giorno possiamo promuovere la casa spirito di una forma più diversa, ma ancora oggi in Italia è un po' difficile, quindi facciamo a quello che possiamo. È già un bel fare, è già un bel fare il vostro, molto lungo. Il nostro, insieme. Tra l'altro faremo arrivare anche alla signora un messaggio, una riflessione, una preghiera, perché ci teniamo che arrivi l'aiuto materiale assieme al senso spirituale di tutto questo, a nome di tutti, quindi... È chiaro che... Scusa, ma possiamo continuare ogni volta che veniamo a portare qualcosa? Cioè, assolutamente sì. È buono sapere perché a volte uno pensa porto soltanto quando c'è. Ma se veniamo di venerdì, veniamo di giovedì... Possiamo iniziare per esempio una campagna di raccolta viveri a lunga conservazione. Faccio un esempio. Possiamo iniziare questa campagna permanente, cioè uno sa che c'è sempre il punto di raccolta e quando arriva una certa quantità viene ridistribuito a chi sappiamo che ha bisogno. Siccome noi siamo nel giovedì, quindi possiamo organizzare di portare il giovedì, no? Perfetto, allora ci vorrà un responsabile, Jackson inizia già a pensare chi potrebbe gestire. Sandro, factotum. Abbiamo un'altra mano alzata, Sonia? Solo cibo, anche bestiame. Perché io ho avuto
tutto via tanto di quella roba e sì, probabilmente ne avrò ancora da scappare. Facciamo così, siccome, sì, sì, siccome in genere chi ha più voci in capitolo su questa questione è Jackson, nel senso che è quello che ha più senso pratico qua rispetto a me, per esempio, no, sicuramente. E dopo possiamo... Sono anche importanti, noi abbiamo già donato tutti, okay, e portate. Sì. Lo dico perché ci eravamo ritrovati... Che a volte hanno anche dei pantaloni o hanno dei fatti. Ci eravamo ritrovati qua con scatoloni, perché io avevo detto un sì e dopo... No, no, quindi... ma lei aveva cosa non fatto, scusa, lascia fare. No, no, no. Ho portato 20-30 scatoloni che non riuscivamo neanche a sbagliare una cosa, è 4-5 pezzi che così dopo mano a mano abbiamo però se si fa sapere di cosa serve, certo, certo. Bravo, bravo, no, è che è difficile stabilirlo prima, si vede un po' in base a quello che arriva come ridistribuirlo. Allora abbiamo dovuto dare questi scatoloni alle Caritas. Allora, qua vicino c'è la Caritas, quindi si può anche essere un di collaborazione. Aggiungo che in Brasile si fanno molto queste riunioni di studio e alla fine c'è anche la distribuzione dei viveri. Quindi, cioè, prima si dà l'alimento spirituale, poi si dà, cioè non è solo un top mangia e vai. Prima si è come un senso di restituzione della dignità come esseri spirituali. È ricco. E questa è anche una rieducazione delle persone. Si può anche nella scatola che manda con un messaggio, capito? Imprimete tanto sì, questo messaggio sostegno, speranza, sì, tutto quanto e padronire in modo che la persona magari può avere il suo momento di sì, riflessione e allo stesso tempo c'è un messaggio. Perfetto, e allora su questa sulla cresta dell'onda di Raquel vorrei dire che la nostra amica Adriana sia due domeniche fa in occasione del primo incontro sia questa mattina appena arrivata qua ha aperto questo libro intitolato Calma, di cui abbiamo tutti bisogno di calma soprattutto di questi tempi, di Chico Xavier Emmanuel, e tutte e due le volte ha aperto e è uscito collaboratori, sempre questo messaggio: operai nell'edificazione del mondo migliore non lavorano da soli, nessuno realizza qualcosa a beneficio di tutto senza il concorso di qualcuno. Quindi direi, per concludere tutto questo, direi che calza alla perfezione. Grazie mille. Bene, adesso che ci siamo un po' svagati, riprendiamo i nostri contenuti. Sono tante cose, lo so, però almeno dobbiamo averle presenti. Fatica fluidica. Pensiamo spesso che il passista non si stanchi mai. In realtà la fatica arriva in certe situazioni. E come si arriva? Come? Chirurgia spirituale, che stiamo parlando di uomini, quindi umana e femminista. Sì, sapevo che ero pronto a ricevere questa puntualizzazione da Roberto. Io ho ripreso Jacob Melo, in questo caso è umana e mista, sì. Allora, le fonti fluidiche sono di tre origini, spirituale, umana e mista. Nel nostro contesto facciamo riferimento soprattutto alla umana e mista, senza però tener conto degli altri fluidi provenienti dal regno minerale, vegetale e animale, che comunque entrano anche questi nel processo di magnetismo. Quindi ci sono passisti che dicono di non stancarsi mai, altri invece presentano dei limiti piuttosto evidenti. Come possiamo spiegarci queste differenze? Beh, almeno poche ipotesi, ma almeno ipotesi chiare le possiamo anche formulare. Una prima è che colui che non si stanca sta funzionando come canale di energie spirituali, mentre il secondo starà donando principalmente il suo magnetismo, e questo chiaramente accelera il consumo e l'affaticamento.
Un'altra ipotesi è che il primo, cioè quello che non si stanca mai, anche quando dona energie proprie, lo fa a piccole dosi, mentre l'altro lo fa su larga scala. Una terza ipotesi è che colui che non si affatica ha la capacità di ricomporsi rapidamente, l'altro non ha tale facilità naturale. E beve acqua magnetizzata regolarmente, colui che non si affatica. Ottimo, arriveremo anche all'acqua fluidificata, grazie intanto. Un'ultima ipotesi è che anche se i due donano nelle stesse condizioni, il primo deve avere un potenziale fluidico molto maggiore del secondo. Partendo da ciò sorgono varie domande. Cioè, noi potremmo chiederci, io sono uno che si potrebbe affaticare facilmente o no? Ma se mi affatico, da dove provengono i fluidi che io trasmetto? Soprattutto da me, quindi sono un passista magnetico, oppure c'è cioè un magnetizzatore a tutti gli effetti, oppure sono un passista misto che sa fare incontrare tanto i fluidi spirituali quanto i miei animici. Oppure, scusa, ti interrompo, dobbiamo considerare anche che la misura che uno evolve, lui capta più energia e quello è anche delle volte è suo, ma proveniente dalla sua capacità evolutiva. L'ho letto questa settimana. Cioè, questo lo conosco in memoria. Sì. Grazie della convinzione. E per questo uno magari si stanca meno, è una delle ipotesi in più, ma non dico di cose mie perché l'ho letto e è. Certo, è anche una questione di esercizio, è una possibilità che abbiamo di potenziare le nostre risorse, certamente. Quindi, quando noi facciamo attenzione al fenomeno della donazione, più attenzione mettiamo a questo processo, meglio riusciamo a chiarire da dove provengono i fluidi che trasmettiamo. Quando le energie sono animiche è comune sentire alcuni plessi che funzionano più attivamente, soprattutto succede al laringeo, al cardiaco, al gastrico e allo splenico. Sono quelli più coinvolti negli scambi. Non solo, tutti. Sì, in realtà tutti. È di densità fortissima il genesico, non stare attenti a non donare roba troppo forte. Certo. Diciamo che Giacomo ha voluto sottolineare questi quattro, ma non è da escludere anche gli altri, non sono da escludere. Quando le energie invece sono spirituali, meglio prevalentemente spirituali, normalmente sentiamo l'azione del coronario più effettiva, come se ricevessimo una pioggia di fiocchi sottili dalla parte alta della testa e lo scorrere di una soave energia attraverso le mani e le dita in direzione del paziente. Tutto questo serve per darci un primo orientamento generale. Dopo è chiaro che sarà la pratica, la perseveranza nel nostro esercizio e la nostra osservazione e riflessione attenta. Inoltre abbiamo due buoni segnali, cioè se dopo una sessione di applicazione di PAS e un comportamento alimentare di riposo normale, il giorno dopo ci svegliamo con una sensazione di risacca, con ansie, consumi muscolari, dolori alle articolazioni, cefalee, crampi, sonnolenza eccessiva, mancanza di appetito e o altri sintomi correlati, è probabile che ci sia stato un dispendio di fluidi oltre quanto raccomandato. Cioè siamo in carenza fluidica. Fatica, quindi affaticamento fluidico. Se invece dopo qualche tempo, settimane o mesi di pratica di PAS, cominceremo a sentire dolori ad articolazioni e plessi che aumentano e appaiono con una frequenza superiore al normale, è un chiaro segnale del fatto che si stia avendo un accumulo di perdite fluidiche in debito e manca al passista un immediato rifacimento. Cioè, questa fatica fluidica può farsi sentire nel periodo subito successivo alla sessione di PAS, ma anche dopo un certo periodo. Allora, cosa possiamo dire? Al neofita, cioè colui che sta iniziando, raccomandiamo di non applicare mai più di 5 pass magnetici per sessione durante un determinato periodo. Per una ricompensazione energetica va benissimo, anzi, la preghiera,
Va benissimo la fiducia nell'aiuto spirituale, ma vanno anche bene attività all'aria aperta, stare un po' sotto al sole, passeggiare in un parco, eccetera, eccetera. Esercizi respiratori sono molto importanti, prediligere un'alimentazione naturale, un buon riposo e anche attività di meditazione, certamente. Ecco, tra gli esercizi respiratori anche quindi includiamo la respirazione diaframmatica, così dopo il soffio ci riuscirà in maniera brillante. È molto importante, per esempio, attività all'aria aperta. E c'è infatti un nuovo ramo della psicologia che si chiama ecopsicologia, che dice che, soprattutto ad esempio prima di un esame, di una prova, se noi passeggiamo in un parco vicino a delle piante, la nostra capacità intellettiva aumenta, quindi possiamo ottenere risultati superiori a quelli che normalmente possiamo ottenere, perché si dice che il contatto diretto con la natura risveglia il nostro subconsciente, quindi facoltà che di solito restano un po' nascoste. Ricompensazione energetica, e quindi nei casi più complessi però possiamo anche da passisti diventare pazienti, cioè farci fare dei pass soprattutto dispersivi. Poi assumere acqua fluidificata, magnetizzata, nello svegliarsi, soprattutto al mattino, quindi presto, la prima cosa che introduciamo nel nostro corpo, anche quando siamo a digiuno, stomaco vuoto, e prima di coricarci. Ecco, l'assunzione dell'acqua fluidificata o magnetizzata deve essere fatto sempre in preghiera, cioè mentalmente in uno stato di preghiera. Somministrazione di siero, caffeina, qua stiamo parlando di casi gravi, di grave affaticamento fluidico. Ecco, in genere si arriva fino a qua, questo per i casi estremi, insomma, se proprio... Ecco, la caffeina come tonificante aiuta, diciamo, a recuperare in fretta le forze. Potremmo dire anche magnesio. Lì si va a scavare profondamente, perché non è detto. Ma succede la caffeina che fa questo. Sì, dipende da come il nostro corpo funziona. No, si sta facendo una cosa naturale, non sarebbe così. Insomma, la camminata, tutti gli altri, sì, è un processo naturale. Invece la caffeina non ti dà questo di forma naturale, questo risveglio, come il zucchero, ti dà quella vuota lì per lì, ma dopo ti viene comunque la sensazione di risacca. Può essere. È un processo vizioso di sentire questa carica energetica che è momentanea, ma dopo è come l'alcol, come il zucchero, tutto ciò. Certo. Ma penso che lui si comporti, sei più affaticato di prima. Io penso che lui ha come un meccanismo, cioè non è che deve essere viziato, prende sempre nei casi estremi, lui fa l'ultima, c'è il tè, c'è la teina, pensi che la teina. Ma la teina è anche caffeina dentro. Esatto, allora per dire, è una cosa, non penso che adesso a lui è nei casi estremi, non è casi estremi stessi. Sì, per esempio. Tu ha un buon senso nella testa di chi lo fa? Jackson? Nei passi misti dove il bassista appartiene a una casa spiritista dove è affiancato a un gruppo di lavoro, degli amici e tutto, a tutto un percorso che deve essere, diciamo, quando diciamo nello spiritismo di fare la riforma intima, no? La persona bisogna conoscersi. A volte la fatica fluidica può non essere perché tu stai somministrando il passo, ma può essere un problema che hai, diciamo, poi che stai iniziando con un problema a casa, con un inizio di depressione o una perdita energetica, c'è tutto un altro senso. Bisogna vedere il contesto dove la persona ha questa fatica fluidica. Dopo, quando
si fa nella casa spirita il passo mistico con gli aiuti spirituali, il responsabile del coordinamento dei passi deve sempre chiedere e le persone devono studiare, diciamo aggiornarsi, devono parlare come è stato il passo nelle fine del passo, se si stanno sentendo bene, se ci sono dei problemi, se ci sono meglio di incorporazioni, di solito a fianco sintano o vedono la gente, allora il gruppo a casa spirita deve essere preparata per poter elaborare questi spiriti che sono a fianco o che sono parte di questo lavoro di pace, perché se è una questione somma genetica, allora è un discorso, ma se è dentro di una casa spirita c'è un coordinamento, c'è un gruppo che fa parte del pace che deve essere gestito di un coordinatore che deve avere questa percezione e deve essere, è come nella medianica, come una cosa che le persone devono dire, io non mi sento bene per passo, non mi sento bene, alla fine del passo ho sentito questo, queste cose devono essere chiarite prima di che le persone vanno a casa, e deve essere concluso il lavoro così, almeno io ho imparato di questa forma, non so se qualcuno... perché e questo stiamo parlando del passo di una casa spirito dove è il rischio spirituale e il magnetico, quindi deve sentire infatti nelle scusa c'è una mano alzata anche da Regina. E io conto un'esperienza mia, io frequentavo un centro spirita in Brasile, andava bene tutto, però quando normalmente quando uno si va a letto è un po' stanco. Io ci andavo un po' stanca, però quando io mi svegliava io ero più stanca di quando io ero andata a letto. Questo è andato per un paio di giorni e io mi sono riferita a un mentore della casa che frequentavo e lui mi ha detto guarda che tu fai parte di una falange e adopera un tuo fluido per aiutare spiritualmente altri casi e mi ha detto metti un bicchiere di acqua vicino al comodino. Quindi la mattina quando ti svegli prendi quella d'acqua, così quello che hanno, tipo così, quello che ti hanno asportato, l'acqua tu ce li fai. Ho fatto così e sono fatta benissimo. Infatti è l'acqua magnetizzata. Sì, c'è un altro intervento. Cosa fa là? Persone che c'è depressione o tipo di cosa non fa passi, non applica il passo. Sì, sì. Quello che stava dicendo prima. Esatto. No, la regina. Cioè, sì, è importante che può prendere acqua fluidica. Sì, sì, lo dico, ma non può applicare il passo. Sì, cioè, infatti, è chiaro che Adriana vuole rinforzare il fatto che quando un passista non è in equilibrio, cita il caso di un depresso, per esempio, non può somministrare un passo. Cioè, la persona deve stare bene anche emozionalmente, non deve avere subito dei traumi, per esempio un lutto molto duro, è meglio che per un pochino, come dire, prima si ristabilizzi e dopo riprenda a dare il pass. Quindi ci sono molti casi, cioè ogni caso è un caso, e adesso stiamo solo cercando di dare delle indicazioni a livello generale, e dopo è chiaro, se dobbiamo, per esempio la caffeina si è visto che quando si beve troppo la sera prima, per riprendersi velocemente è consigliato prendere il caffè, la polvere di caffè con lo zucchero, mangiarla, e io ho visto persone che si sono riprese subito, cioè hanno ripreso l'equilibrio, riuscivano a camminare dritte perché dovevano andare al lavoro, cioè sono casi estremi, cioè dove possono funzionare anche sostanze forti, però solo per quello specifico giorno, per quell'occasione. Dopo sono d'accordo con Patrizia che è bene continuare con metodologie naturali, certamente, per mantenerci bene. Io volevo solo aggiungere una cosa. Il discorso della, a volte la persona ella pensa che sta bene per somministrare il passo,
lei non vede un problema. Io ho avuto il discorso della depressione qualche volta, la depressione è una cosa molto sottile che ha una sfumatura di diversi, diciamo, colori, e che attinge molto sottilmente, principalmente quando si lavora continuamente, in meglio, che inizia il percorso di sviluppo per frequentare una casa spirita, che deve sviluppare medianicamente o che deve mettersi, e diciamo, perché la base di tutto questo è servire di caritatevolmente il nostro fratello, incarnato e disincarnato, e andiamo su questa promessa. E quindi questa fatica, a volte la persona pensa che sta bene, perché, no? Come sta? Ah, io sto bene, arrivare, posso dare. Ma alla fine, nel suo interiore, per questo che bisogna fare la riforma intima, conoscersi bene, cercarsi di capire il suo ruolo veramente, se è in grado o no di dare il passo misto. Sto parlando di passi misto spirituale, va bene? È la parte che conosco un pochino di più. Perfetto. Infatti, quando la fatica fluidica è accentuata, il bassista si può sentire molto abbattuto sia fisicamente che psichicamente, con ripercussioni chiaramente osservabili. Questo però si può prevenire utilizzando correttamente le tecniche magnetiche, oltre che condurre uno stile di vita in armonia con ciò. Cioè, la proposta è sempre del Vangelo, di Gesù. Cioè, noi ci doniamo gratuitamente, ma non con la semplice buona volontà, anche con la conoscenza, con la chiarezza di quello che facciamo. Ecco perché i bassi dispersivi aiutano a proteggere sia il paziente, cioè aiutano a riarmonizzare il paziente e a proteggere il bassista, anche per ricaricarsi a sua volta. Cioè, è un circuito fluidico positivo tanto per l'uno quanto per l'altro. Quindi è importante che le energie siano donate in modo equilibrato, in modo da disarmonizzare la composizione fluidico-magnetica. Ecco che addirittura un pass dato bene può addirittura migliorare la situazione fluidica del passista stesso, perché noi pensiamo solo ai benefici del paziente, ma in realtà molti passisti confermano che loro danno il pass per sentirsi meglio. Quindi, se dato bene, è positivo per tutti. E alla base di tutto questo deve esserci amore, conoscenza ed equilibrio. Senza questi tre pilastri noi non andiamo da nessuna parte. Infatti, cosa dissero gli spiriti nel Vangelo secondo lo spiritismo? Spiritisti, amatevi e istruitevi. Cioè, sono i due comandamenti che dà gli spiritisti, che danno agli spiritisti. E questo lo troviamo nel Vangelo secondo lo spiritismo, capitolo 6, item 5. Quindi, amatevi, sentiamoci fratelli, ma al tempo stesso sappiamo quello che stiamo facendo, o se non lo sappiamo, studiamo. Poi un'altra questione importante sono i passisti e i dolori del paziente. Non possiamo non approfondirlo. Quindi, per esempio, possiamo sentire dei disturbi, dei sintomi che ci scoraggiano nell'attività di passista. Iniziamo a sentirci male, iniziamo a percepire tutte le ansie, le emozioni negative che ha la persona, e quindi da lì iniziamo a dire: beh, ma io non sono adatto a fare il pass, io non mi sento bene, non fa bene per me, lascio stare. Ecco, tutto questo perché non si è studiato abbastanza, o la teoria non è ancora stata assimilata in maniera adeguata. Anche questo, non solo, ci sono anche altre possibilità. Kardec ha messo in relazione la medianità curativa con il magnetismo per approfondimenti il libro dei medium, capitolo 14, punti 175 e 176. E Kardec afferma che spetta a chi voglia praticarla, la medianità di cura,
dentro questo spirito conoscerne la teoria che la fondamenta. Ecco, c'è sempre chi dice, ma tanto il dono viene da Dio, gli spiriti fanno tutto, io sono solo qua con la mia preghiera e la mia imposizione di mani. Ebbene, non è sufficiente, cioè ci è richiesto di assumere un ruolo attivo. Conoscenza, studio, lavoro e perseveranza. Senz'altro. Quindi molti passisti si sentono scompensati e spesso i dolori, i problemi e le perturbazioni dei pazienti. Di solito si dice che è perché il passista non ha vigilato a sufficienza, oppure non ha fatto adeguatamente la riforma morale, oppure per mettere alla prova la sua perseveranza nel bene. Queste sono spiegazioni che possono anche andare bene, però spesso cadono nell'ingenuità, soprattutto se il passista si sta veramente sforzando di fare del proprio meglio, si sta sforzando di migliorare, perché queste cose succedono anche quando è in atto la riforma morale, eccetera, eccetera. Quindi, altre indicazioni che possono venire date anche da dirigenti è perché ha bisogno di lavorare di più, perché il paziente era molto carico, eccetera, eccetera. In realtà noi vediamo che ci sono almeno tre grandi punti che spiegano ciò. Il passista ha assorbito o ha trattenuto una certa quantità di emanazioni fluidiche provenienti dal paziente. Oppure il paziente ha donato fluidi in eccesso, quindi fatica fluidica, oltre che... fatica fluidica in questo caso, oltre che assorbimento dei dolori del paziente. E infine, a causa del semitrans permesso nel momento del passi, il passista assimilò parti del campo fluidico di alcune entità spirituali che accompagnavano il paziente. Cioè, diciamo che queste spiegazioni, carico, il paziente era troppo carico, potrebbe rientrare in questo terzo caso. Detto in maniera un po' ingenua, però. Cosa significa? Che in questo caso il paziente avrebbe bisogno anche di una sessione di disossessione, oltre che di pass. Quindi un trattamento più ampio. E quindi se si potessero abbinare gli approcci, l'effetto ne risulterebbe potenziato. Noi abbiamo fatto una volta qua, in questo centro, abbiamo fatto questo, tra virgolette, esperimento, non è che usiamo le cavie, cioè vogliamo aiutare le persone, e abbiamo fatto, mentre nella sala di passa si procedeva con il magnetismo, nella sala a fianco, con l'aiuto degli spiriti protettori delle persone, di incamminare gli spiriti che stavano perturbando certe persone verso i medium di psicofonia con i dialogatori pronti a riceverli. Quindi si è lavorato con due equipe in parallelo e si è visto che le persone hanno proprio manifestato un grande beneficio fin da subito. Quindi è una possibilità che esiste e che va adeguatamente provata, sperimentata e praticata. Jackson? Non esiste un è necessario che una persona che va a una casa spirita a prendere un passo in una disossessione, a volte lui non lo sa. Noi siamo accompagnati da diversi spiriti che fanno parte della nostra vita, quali noi attiriamo verso di noi attraverso l'attrazione da quello che pensiamo, da quello che il passo deve avere un inizio, un mezzo e un fine, la squadra deve essere preparata nell'inizio per preparare e avere il concorso degli spiriti buoni, protettori della casa spirita, il mezzo che è il percorso del lavoro e il fine deve concludere con la raccomandazione di che i lavoratori della casa riescono a assistersi senza aver bisogno di lavoro di psicofonia per cura di questi spiriti.
forse penso questo alla fine dei lavori, dai squadre che ha somministrato i passi, quindi può chiedere che siano incamminati questi spiriti comunque, perché saranno comunque lì, non è che si spariscono vanno via o caso. Sì. Bisogna, è per questo che il passo c'è l'inizio, il mezzo che è lavoro, il fine che è la conclusione, penso che tu parlerà su questa cosa. Sì, ti ringrazio perché questo che tu dici ci dà la possibilità di dire che non basta che la casa spiritista dica adesso chi sente la necessità di ricevere un pass lo riceva, non basta, bisogna chiarire le persone su che cos'è un pass, quando è bene richiederlo, che cosa può fare un pass e fare continuamente esposizioni che chiariscano questi concetti, perché è molto importante per esempio l'accoglienza della persona nel centro spiritista, cioè chi riceve la persona deve avere, diciamo, la capacità o almeno mettersi a disposizione per definire qual è la problematica della persona, a quale settore incamminarla. E per esempio il PAS non è la bacchetta magica che risolve tutto, e avere anche l'umiltà, la casa spiritista deve avere l'umiltà di dire guarda, la nostra squadra di passisti questo problema non lo sa, non lo può affrontare, però c'è quell'altra casa, c'è quell'altro centro, c'è quell'altro gruppo che può aiutarti. Cioè anche in questo senso si vede l'umiltà nostra per la missione dei nostri stessi limiti, e è meglio orientare verso un'altra struttura piuttosto che lasciare la persona in balia di se stessa. Sì? Anche orientarla nel senso che non basta, molti pensano che vengo a prendere i passi, esco di qui, capito bene, orientarla anche a cambiare il stato di coscienza. Perfetto. Capito? Quello è importante, perché se la persona non cambia, capito? Esattamente, bravissima. Non succederà nulla, il signor accompagnatore la raggiungerà, ma capito? Non ci sarà un beneficio. Perfetto, e questo è il punto subito successivo, cioè anche e soprattutto in una casa spiritista non si dovrebbe incentivare la persona a continuare a richiedere il pass da diversi passisti continuamente, perché diventa una cosa, cioè la persona non ha capito a che cosa serve veramente, si sta abusando di una cosa che dovrebbe essere usata quando veramente serve. E sì, perché la persona... Sì. Perché molte volte noi ragioniamo solo che cosa deve studiare, fare, capire il passista, però dobbiamo anche preoccuparci di educare le persone che ricevono il pass, perché anche loro hanno un ruolo importante in tutto questo, non è solo il passista, e quindi bisogna informare. La tua presenza che ti cura, in tutte le case serie dicono questo, la tua fede ti cura, nel senso, esattamente, uno che lì davanti fa solo i conti, transiti tra la luce e insomma, le energie più sottili e l'energia che ti manifesta, certo. Però se sei solo i conti, la persona dopo non fa tutto il resto, insomma, esce lì bene, ma dopo due secondi ricade in funzione energetica prima, quindi certo. Non per sì, niente. C'è un'altra mano fatta, scusate, sì. Faccio una domanda. Io ho fatto un reiki con me, poi era una magnetizzazione, perché non è, diciamo, accettabile qui in Italia, diciamo, no? Sì, qui in Italia è non posso dire che faccio un pass, che faccio un reiki. Così ti aiuto un po', perché così faccio un pass. E perché lui era, si vedeva che aveva tanto bisogno, era depresso. E dopo, quando ha finito, ho chiesto di guarda, come ho cominciato a sentire i dolori nel ginocchio. E ho chiesto lui, ma hai un problema del ginocchio destro, vero? Sì, mi fa male da 2 o 3 giorni. Sì, lo sento, ma non sapevo cosa fare e io sono rimasta con quel dolore per 3-4 giorni dopo sparito. Cosa dovevo avere fatto? Cosa potevo fare? Perfetto. In quella situazione. Anche lei ha fatto Io ho fatto Reiki. Ah,
a lui. E dopo ho sentito il dolore che lui aveva nel ginocchio. Perché non ti sei curato? Non hai fatto l'autocurazione? No, non ho fatto. Dovevo avere. Sì, qua ci sono varie possibilità. Una può essere, come stava dicendo la nostra amica Patrizia, l'autopass. Può essere, è una questione molto discussa. C'è chi dice che non serve a nulla, c'è invece chi dice che ha un effetto. Il discorso è che l'autopass serve quando non solo movimentiamo le mani con le varie tecniche, ma anche siamo predisposti mentalmente per uscire da quello stato, cioè insieme le due cose. E si è visto che comunque degli effetti ci sono. Anch'io l'ho provato su me stesso recentemente e mi sono sentito subito meglio. Per esempio. Allora, e anche qua esistono molte teorie. Per noi, siccome il pass viene fatto dopo un'esposizione dottrinaria evangelica, già lì, diciamo, perché anche il passista è invitato, anzi dovrebbe assolutamente partecipare a questa riunione, già lì, diciamo, avviene comunque uno scambio con la spiritualità, i pensieri sono elevati. È chiaro che il giorno in cui ci predisponiamo a donarci dovremo avere particolare attenzione a non metterci troppi impegni in quella giornata, a cercare di mantenere uno stile di vita abbastanza sereno, il più possibile, insomma, in accordo con le nostre responsabilità. L'alimentazione è un altro punto importante del passista, evitare per esempio cibi che richiedono molto sforzo per la digestione, come carni rosse, fritture. Ecco, è bene privilegiare frutta, verdura, cereali, certamente. Evitare il caffè, meglio, comunque il meno possibile perché è un eccitante, e tutto quello che può sregolare la sana attività fluidica. Per esempio, si può anche consigliare di, se la riunione è alla sera, fare uno spuntino nel tardo pomeriggio, magari un po' di riso e un frutto, poi restare senza assumere nulla per 2-3 ore, andare alla riunione, fare il pass, somministrare il pass e al ritorno a casa completare il pasto, mangiare qualcos'altro. Piuttosto di arrivare a stomaco pieno, è preferibile un mezzo vuoto per dopo completare. Per esempio, sono degli orientamenti generali. Un altro è l'assunzione di alcol. È bene che nelle 24 ore prima di somministrare un pass non ci sia assunzione di alcolici, perché comunque impregnano i fluidi e quindi noi trasmettiamo anche queste molecole. Un'altra questione è l'attività sessuale. È bene che, come dicevamo già la volta scorsa, nelle 24 ore che precedono la somministrazione del pass, è meglio non avere, diciamo, attività sessuali se possibile, perché è un dispendio di fluidi. Se proprio una persona ha continuamente in testa quella cosa, è preferibile che piuttosto che vada a somministrare un pass con un'idea fissa, magari lo faccia in maniera sana, tranquilla, con il proprio marito, la propria moglie prima, per dopo andare a fare il pass. Anche qua, buon senso, equilibrio. Vittorio, posso dire una cosa? Il fatto dell'alcol, ho parlato già con diversi oratori, diverse persone, ci sono le controversie. Ci sono quelli che dicono che magari quelle 24 ore prima non assumere l'alcol, ma ci sono delle persone che dicono che addirittura la persona che lavora col pass deve proprio astenersi dell'alcol. È chiaro che meno si beve e meglio è. Quando ti dicono due giorni è come dire almeno fai quello, certo. Non ce la fai a fare con l'altro, inizia da qualcosa, no? Infatti abbiamo, perché è stato il caso di dopo di una conferenza andare a mangiare con gli oratori, no? Che vengono, sai, noi una volta accogliamo questi oratori. E quindi ho provato a chiedere a diverse persone rispetto di questo,
perché io sono una che non bevo, però se sono in compagnia un bicchierino di vino mi va, capito? Magari una mesa birra, qualcosa del genere. Quindi ho chiesto questo solo per avere una certezza, perché ci sono i controversi su questo aspetto. Certo. E tornando alla domanda di Priscilla, un'altra cosa che si può fare quando sentiamo i dolori del paziente è chiedere di poter ricevere un pasta, un passista, da un altro passista, soprattutto dispersivi, ecco, è importante, sottoporsi a pass, bere acqua magnetizzata, è importante, e magari anche durante la settimana intera, fino alla prossima riunione, continuare ad assumere acqua fluidificata e fare quelle cose che si fanno anche per la fatica fluidica, per recuperare le forze. Certamente, la preghiera è molto importante. E quanto più ci si conosce, ecco che quindi il cammino medianico è importante, completa tutto questo, e più anche a livello mentale sia chiaro che quelle cose non appartengono a me. Quindi prendere anche le distanze da quello che sono le cose degli altri, anche come approccio psicologico. Quindi preghiera, pass che mi somministrano gli altri, autopass, acqua magnetizzata, preghiera, sforzo nel migliorarmi e nel conoscere me stesso e nello studiare come avviene lo scambio di fluidi. Per esempio, guarigioni istantanee, possiamo dire che avvenga una somministrazione nella quantità, qualità, momento, luogo giusti per far avvenire quella cosa. I fluidi poi, come abbiamo detto, non sempre sono compatibili. Quando c'è simpatia fluidica i processi avvengono in un modo, quando c'è antipatia fluidica avvengono in un altro modo. Ci sono molti punti, per spirito una cosa molto importante che merita di essere costantemente studiata, approfondita. Potremmo dire tante altre cose, ma diciamo in sintesi sono questi. L'importante è che il medium passista, quando esce dal centro spiritista, stia bene, così come anche le persone che vengono a ricevere il pass o l'esposizione. Chiedo scusa un attimo perché c'era un'altra mano alzata là in fondo da Roberto. È perché io vi vedo tutti. Solo per rispondere a quanto al tuo caso, direi che se sente lei, sente il dolore dell'altro, prova a fare proprio dei dispersivi, localizzare il ginocchio a vari livelli, vicino a tale, e probabilmente anche tu, anche a te passi. Quindi, dispersivi all'altro, dispersivi all'altro, e dopo anche a se stessa, se vuoi dire, se vuoi dire. Bene. Nel caso della simpatia piccolini, sì, che hai detto, è quello che dobbiamo stare attenti anche, perché quando arriviamo anche a dare il passo, su un scale elettrico, questa sacra tecnica, ma anche vicino ad altre persone, che siamo anche sensitivi, attraiamo quello che la nostra frequenza è capace di catalizzare dell'altro. Quindi, se non facciamo questo lavoro intimo all'entrare in sinergia con l'altro essere, se stiamo lì e non lavoriamo certi aspetti nostri, è più facile che percepiamo dopo il dolore dell'altro che questo dolore rimane in noi. O anche a livello centrale, che l'altra persona si sente di prendere il passo e va via questo dolore, che può essere anche. Certo. Delle situazioni così, anche che magari la persona che è seduta per ricevere il pass finisce a dare il pass nei passista, perché dice, capito? Sì, diciamo che in un contesto, diciamo in un centro spiritista dove si continua a studiare, i laboratori frequentano, si studia il Vangelo, si studiano queste questioni del perispirito, del fluido, si continua a praticare insieme e si prega, si cerca sempre l'appoggio della spiritualità maggiore, diciamo già molte cose vengono in qualche modo, ci si protegge già da molte cose. È chiaro che l'imprevisto può avvenire,
e la situazione nuova può sorgere, allora è bene agire con buon senso e vedere che cosa il magnetismo e lo spiritismo già ci dicono, perché abbiamo già diverse informazioni che possiamo recuperare e capire bene come poter risolvere al meglio determinate situazioni. Faccio un esempio: se io vedo che non c'è una simpatia fluidica con una determinata persona, c'è un problema che io sento che c'è, però non sono in grado di aiutare più di tanto, è preferibile fermarsi, come dicevamo prima, fare dei dispersivi che servono tanto al passista quanto a chi riceve, e infine fare anche una preghiera e chiedere tutto quello che io non sono stato in grado di fare, spiritualità amica, per cortesia fate voi del vostro meglio e aiutateci tutti noi per almeno attenuare questo problema se non si può risolvere, e così senz'altro faremo sempre una cosa buona. Ma comunque Leandra c'era prima, scusa, c'era prima Adriana, dopo questa questione di sentire il dolore degli altri, la antipatia fluidica è una cosa naturale che qualcuno, nei tutti di noi abbiamo, è naturale, però tu senti, tu hai una disposizione a sentire quella cosa, l'energia di quella persona, la malattia, queste cose, però adesso noi sappiamo cosa fare, ma prima noi rimanevamo con quella cosa lì, con un po' andava via. Ma adesso che noi sappiamo cos'è, fare il dispersivo e dopo ce l'hai con la sensazione, ma dopo va via, non rimani con te. Non è una cosa questione di, penso, di lavorare la moralità, è una cosa naturale che tu ce l'hai di sentire quelle cose delle persone. Dico perché io sono una persona così, sento il male dell'altra persona, prima che non capiva io ero sempre malata, sentivo dolore dappertutto. Quando ho cominciato a applicare i passi, adesso sento meglio, non mi sento tutte quelle cose, noi facevamo esami, tutte quelle cose lì, non c'è niente, dico ma c'è qualcosa, perché non è normale, sentivo dolore, aveva i sintomi proprio, c'era il gonfiore, tutte queste cose qua, adesso no. Perché adesso lo so come fare le cose. E non è che io ce l'ho una moralità elevata, no. Però è questo. Sono solo io. Adriana fa il corso da vari anni da Lean e pratica sempre. E chiedo scusa, c'era prima Sandro, Aleandra, no, e poi si è prenotata Laura, giusto? Sì, perché io da qua vi vedo tutti, quindi vedo quando uno. Dopo Laura c'è Jackson, e dopo c'è Adriano e c'è Regina, e dopo c'è il pranzo. Dipende quanto durano gli interventi. Allora, Aleandra. Allora, stavo dicendo per il discorso della sintonia, no? Certamente se davanti a me c'è una persona che io non vado d'accordo anche in sintonia spirituale, certamente io lavorando la mia moralità io devo mettere quello da parte, perché io sono lì per donare quello a sé. Certo. Però certamente la spiritualità ci vede che io non sono in grado, perché il problema che ho con quella persona che mi è davanti è più grande, certamente la spiritualità cosa fa? Semplicemente loro fanno il passo da solo senza di me, mi eliminano anche, perché vedi che io anche voglio fare, però non sono in grado di dare quello passo lì, di stare donando questa energia, allora loro ci eliminano e loro vanno direttamente alla spiritualità a fare i passi al paziente. Io credo che tu devi fare ancora di più i passi con la persona lì, perché io avevo un'ultima persona, no? Dico, ma non ci credo. E di molti anni fino ad oggi che sono qua, non facciamo, tutti i giorni andavamo con lei nella macchina, portavamo lei in macchina, dico, ma è proprio una prova questa. E è passato, dopo degli anni è passato, così che neanche ho visto, però era una cosa incredibile. Io non sopportavo quella persona vicino a me. E adesso è normale, è diventato un amico. Non è che tu dici loro elimina, non elimina mica, continua lì, stessa cosa, il problema continua finché te riesci a superare quella piccola cosa, perché non è niente. Bene.
è la cosa della tua testa, superare una cosa dentro di te, anche, non è anche esatto, e lei era carina, no? Cosa? Io non capisco, era così carina con me, io dico non ti sopporto, ma è normale questo. Ottimo. E c'è Jackson? Dobbiamo capire che tutti noi abbiamo diverse reincarnazioni, no? E quando ci troviamo in un gruppo che stiamo qua, può darsi in vita precedente non siamo stati tanto così simpatici per noi, e quindi e una casa spirita fa menzione e pratica l'Evangelo di Gesù. L'Evangelo di Gesù e Gesù veniva dalle persone che avevano bisogno. E quindi è normale che nella casa spirita noi abbiamo una quantità di spiriti bisognosi. E l'equilibrio emotivo e medianico del medium è di responsabilità del medium. Ma avere la pretesa di venire in una casa spirita e só ricevere spiriti di luce e che tutto sarà così rosa e fiore, mi dispiace starci leggendo la favola della Cenerentola, perché non funziona così. Le case serie spiritiste sanno molto bene che è un lavoro arduo. Se la pratica della medianità ostensiva o no fosse una cosa che le persone veramente avessero una quantità di endorfina così piacevole, avremmo una coda enorme di persone per lavorare medianicamente, e qua ultimamente è molto difficile trovare le persone che vogliono veramente lavorare medianicamente o magneticamente o dare passi in una casa spiritista ai benefici degli altri senza, con l'esercizio della umiltà, con l'esercizio dell'Evangelo e con la pratica della carità di Gesù. È difficile, non è facile, ragazzi, perché tutti vogliono illuminarsi, tutti vogliono arrivare a Dio, ma senza la carità, ragazzi, non si arriva. Buon pranzo a tutti. Grazie. C'era forse qualche altro, Adriano? No. Io desideravo fare una considerazione, cioè la continuazione di quello che dicevo prima, però è solo un'associazione così a livello indicativo, nel senso che adesso ho ascoltato le vostre lezioni, no? Allora sicuramente che Kardec ha un, come dire, esaustivo all'interno del suo pensiero, no? Cioè inizia e chiude il cerchio, no? Ed è quello, no? Boh. Esiste in giro anche la pranoterapia, no? Che se vogliamo insomma, fare una vicinanza praticamente è la stessa cosa, magari con dei principi meno morali e meno etici. Un attimo, lasciami finire. E diciamo, ecco, senza l'impostazione morale etica di cui si parlava prima, no? Esiste anche, per modo di dire, la Ayurveda, che è un'altra cosa ancora, che è un massaggio molto fisico e corporeo. Ho fatto, sono Reiki anch'io, master, voglio parlare di Reiki adesso, parlavo solo di queste due robe qua. Dicevo, cioè, il problema è effettivamente quello dell'assorbire le energie durante i trattamenti. Allora, i pranoterapeuti, c'è una scuola molto grossa a Milano. Gli operatori lavorano a piedi nudi su una piastra di rame che è collegata al polo negativo che scarica a terra. Perfetto. Va bene? Bon. Dopodiché ad ogni trattamento vanno sotto il rubinetto dell'acqua e lasciano un filo corrente e si mettono sotto mani e polsi per due minuti. Sì, fino al gomito. Va bene, ecco. E in questa maniera qui loro dicono che si neutralizzano dallo scambio. Certo. L'Ayurveda India, che prende da 10.000 anni prima di Cristo, anche loro vanno con i piedi a terra nudi, sulla terra, sotto una pompa di quelle d'acqua, così che uno la pompa e ci mettono là le mani e i piedi.
e si scaricano. Ecco, volevo dire semplicemente questa cosa. Io sapevo che addirittura durante il trattamento bisognerebbe cavare i piedi a terra. Sì, sì. Perché per lo scarico dell'energia. Sì, per lui. Cioè, quindi il scarico per siccome, non ha siccome noi abbiamo gli edifici, non lavoriamo a terra, esatto, come in India, abbiamo le piastre di rame collegati al negativo, allo scarico a terra del cuore. Pensi che il lavoro non dovrebbe usare i tappeti. Allora, interessante. Quello dell'acqua sotto il rubinetto, sicuramente è dimostrato proprio tecnicamente che si scarica, cioè che la persona alla fine del trattamento ha una determinata carica proprio in termini di pompa e di resistenza, eccetera. Dopo l'acqua non ce la dico. Certo. Allora, diciamo così, dico solo due paroline, dopo mi lascio. Puoi dire tu? Scusate, finiamo. Nelle ame, almeno io faccio questa cosa qua quando arrivo a casa, e anche tante delle ame fa questo. Una doccia, non c'è cosa meglio per recuperare l'acqua è meravigliosa, lo dico per me perché io faccio questo. La prima cosa che io faccio è direttamente nella doccia, i bagni. Cioè lui non ha bisogno di questo, adesso dipende dalle persone. Però ci sono anche correnti spirituali che raccomandano bagni con determinate erbe di purificazione, cioè ci sono tante possibilità. Io faccio con il sapone. Noi diciamo, se volessimo basarci sul magnetismo, proprio autori classici eccetera, si usano tecniche dispersive o autopass, o me le faccio fare da qualcun altro, e noi lavoriamo con le scarpe, ecco. Non usiamo approcci. Qualcuno la toglie, che se uno senta questa necessità lo faccia, certamente. E rispettiamo tantissimo tutte le altre pratiche e tecniche. È interessante, può essere. Però io resto dell'opinione, come dice Adriana, che uno può sentire questa cosa. Noi qua lavoriamo all'occidentale, e quindi sia con gli spiriti che con il pass non ce la sentiamo, insomma, ecco, di assumere, se non abbiamo veramente delle evidenze che si fanno veramente lavorare bene. Però cioè il fatto che noi andiamo le scarpe con la tastiera sul terra non va bene, perché l'isola è una questione magnetica. Noi crediamo che il potere mentale possa superare queste idee. Io me ne sento dopo un dispersivo, però comunque ha, deve avere una sua logica. Certo. Vai, ciao. Bene, grazie, arrivederci a dopo nella parte pratica. Baci, ciao. Grazie a te. Sì.